Che fa? Perché, manda, perché mandi dei baci? Oh, chef, diciamo chef. Che faccio qualcosa su YouTube. In che senso fai qualcosa su YouTube? Diciamo che ho già una mia piccola community. Mi fa morire che manda i baci così, mi fa troppo morire. Ok, ma perché fai cover? Cosa fai? Sì, io canto, canto. Perché ti sei messo nello spazio? No, sono a un concerto. Non c'ho più voglia di streamare. Certo, ovvio, adesso parla di... Dai, ti prego, io nelle tendenze, ma ci sono solo sharks. Fuck the demonetizzato, dico solo Dio, porra. Fonda di action, se che mi puoi trovare di tutto, non troverai nemmeno di brutto. Che figo, ma se la matematica non mi inganna, da andare a cantare adesso è Manuxo. Andiamo cosa a vedere canterà? Che cosa canterà. Madonna, perché... a me quando accetto ste cose di... Scoprire un attimino che farà questo pezzo di... Andiamolo a vedere subito. Sta girando la ruota, gira, gira. No. Niente. E ora ci danno un po' troppi niente. Senti, Manuxo, tu mi sembri un uomo di musica, un uomo che di corde vocali se ne intende. C'è una canzone che magari ti ispira un po' più delle altre. Io sono... Ok, andiamo a girare la ruota, dai, sono vediamo dinamico. Un pochino. Oh, no, 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 io mi rifiuto. No! Mi rifiuto. E allora fai il suo sisto. Sono le regole. Questa è di Gianna Nannina, deve cantare Gianmarco. Rigira, rispinna. Che hai detto? Vabbè, poi io concederei un respin. Ma attenzione, perché subentra una nuova regola. Un respin a testa in tutto il karaoke. Lo volevo dire io. Bravo. Andiamo a girare di nuovo. Bene, no, Johnson. Andiamo a vedere, andiamo a vedere che cosa troviamo qui. Signore e signori, magnifico di Fedez. Bella. E lui, se la fai male, probabilmente ti querela. Vai, andiamo. E mi chiedevo ancora se c'è un lieto fine, una favola. Aspetta, ma un secondo, dai. Aspetta, adesso te la mettiamo. No, 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 non cantare adesso. Te la mettiamo, andiamo a me. Ce la sai? Billy vuoi fa Francesca? Anche se il mio cazzo è magnifico. Allora, qui c'è un'offerta. Francesca Bucchino? Qui c'è un'offerta. C'è una voce femminile. Se Billy Bella si vuole accollare senza voto. No, mi aggiungete il voto all'altra. Mezzo punto. Allora, okay. Billy, se me la migliori, sì. No, faccio io la fica. E tu? Sono più forte sicuro. Sei sicuro, Marzo? Ti giuro che se avessi la fica ti distruggerei. Sai qual è la triste verità? Che mi distruggi anche senza. Secondo me è una voce femminile. Se Billy Bella se la vuole accollare, ci sta. Dai, lavoro però sul mezzo punto, almeno me lo porto a casa. E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che sia diverso? Sei triste quando c'è il sole. Devi smetterla di piangere fuori stagione. Dai, proviamo e poi vediamo che succede. Per ogni mia parte che ti vuole c'è un'altra che retrocede. Quante volte ad un ti amo hai risposto no, non posso, hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Parliamo, ma non esiste prospettiva senza due punti di vista. Anche se fuori tutto è magnifico, non lo prenderò come un rimprovero. Fuori è magnifico, sì, ma tu un po' di più. Se la bellezza a due passi a portata di manicure, ma so che quando troveranno il centro dell'universo rimarrai delusa a scoprire che non sei tu. Contraddizioni e vizie, o uno il suo, ma questa notte dormo sul mio fianco preferito, il tuo. Anche se fuori tutto è magnifico, non lo prenderò come un rimprovero. È possibile abbia sogni sbagliati, un po' illusi al momento, mi appartengo, no. Ricordiamo che il maestro l'avrebbe fatta meglio. Che Madonna, spettacolo che ci hanno regalato, Madonna, questi due ragazzi. Bravissimo. Che bello, che voce. Che bello. Allora, Francesco, sono molto curioso di sapere che cosa ne pensi tu, dai. Allora, Fedez c'ha la madre puttana, no? Non ho capito perché cerchi le scarpe nel frigorifero, ma questa è una cosa che... Non l'ho scritto io il testo, se posso dire. Assolutamente, in questo caso tu sei Fedez, quindi devo rivolgermi a te come se tu lo fossi. Però, secondo me è un bellotto, bello pieno. Grazie, grazie maestro. Ti ho visto, non sei iscritto ancora al canale. E non provare a skipparmi, devi iscriverti. E ricordati di bere 10 litri d'acqua al giorno, così e io godo. Sono immensamente d'accordo. Trovo l'esibizione. No, sono ritornato in vita. Mi ha fatto tornare in vita la voce di quella bella fanciulla lì, la Michelin. L'ho sempre voluta provare a portare ad Arco Re. Non ci sono mai riuscito. Mi è piaciuta la tonalità. Mi è piaciuto anche lo stile un po' milanese che hai provato a portare nella canzone. Se mi consenti, il mio voto per lei è un ottimo 8 anche per me. Sì. Per l'ennesima volta, signore e signori, a cantare per ultimo, a chiudere il secondo giro
dei quattro giri che andranno fatti in questo karaoke più il giro dei cavalli di battaglia sarà Manuxo. Manuxo, ci vuoi grande, ci vuoi grande, vuoi utilizzare grande te lo succhio grazie dopo te dopo, le ragazzi, stai dicendo da solo. Te le stai dicendo sì, da ma solo ma sto verato sono fan di Manuxo a stecca guarda non può stare neanche sul palco non me lo fanno cantare bro e signori Manuxo canta con niente niente ma attenzione niente. Perché verso la fine verso il tramonto di questo secondo giro del karaoke una nuova regola viene implementata la possibilità di rigirare una sola volta la ruota dei malus e i bonus okay. Magari perché si spera in qualcosa magari si spera in una scelta di canzone o magari si spera in un autotune cosa decidi di fare Manuxo? Niente non è uscito niente che cazzo gliene frega perché deve rigirare boxalo Piero boxalo ora dopo una piramide boxalo ancora Ciao, andiamo a vedere cosa ci canta Manuxo mentre si scalda la voce con strani testi lirici. Scusami. Ci canta precisamente. No, dai! Poi. Non me la ricordo tutta. Ma fatta via del culo, la sai a memoria, la sai. Respinno, dai. Respinno. Come respinni? Perché è bella, Manu. No, hai già respinnato poi, zitte. Se giocavate a pallone negli anni 2010 e non sentivate. Sì, ma non mi ricordo come fa il resto, solo il ritornello. Lo sai, ti viene in mente. E lo prima so, della partita non vi pompavate. Tu corri. Eh sì, c'avete la mamma che è una puttana, ragazzi. Diglielo. Questa mattina a John Parco, sai, si parlava di quando ci si allenava nel fango. Ricordi il tipo che parlava poco? Lui già vedeva il suo scopo. Dentro lo sguardo bruciava col fuoco. Amava il giocare al suo pallone. Viveva per diventare il migliore. Lo si chiamava il campione. E sei solo tu e con quella porta più in là. E ti da segnare che aspetta per velarti. Se tutti i sogni per cui tu corri li meriti davvero. Sono solo illusioni folli. Solo tu e quella porta più in là. Sotto i fischi di tutti quando quel tiro non va. Particolari sciocchi se pari si vede dagli occhi niente paura tu corri al mondo metteva il cuore sul campo e mostrava spalling ad un punto dell'allenatore porca la madonna Cristo Redentore la stoffa del giocatore un campione con i sogni impressi negli suoi occhi il suo padre sugli spalti si rivedeva in carriera quando giocava ai suoi tempi per non deluderlo fece un provino e subito si ritrovò a dover pagare 20.000 euro perché era un corrotto il direttore sportivo e quindi voleva lucrare su di lui per poi se successivamente diventare il suo procuratore in club di tutti i soldi allora terremo sicuramente in considerazione la possibilità che il karaoke andasse veramente ragazzi, in maniera andava tipo tutto storto. Io do un 6 mi sembra corretto dare la sufficienza voi sei che cosa già. Date ragazzi 7 meno meno 7 meno meno 7 vedi ti stai lamentando ma guarda che bei voti Billy Bella dici un po' il tuo voto non conoscevo mi spiace non giocavo a pallone però ti do un 6 Billy Bella grazie è che... grazie Billy ragazzi no, cioè, voglio dire non voglio andare a dire scemenze ma mi sa che dobbiamo vedere chi canta no? Sì cioè, dobbiamo vedere scemenze. Signore e signori canta Manuxo eccolo qui e andiamo con datemi un karaoke che vado a Manuxo il creatore grazie. Del trimone tattico andiamo a vedere cosa come ci canta Manuxo intanto andiamo Madonna, a vedere su. Manuxo signori niente duetto. Con il suo singolo io uscita respinno, adesso respinno perché andiamo... decido di usare il respin perché non è giusto che io non abbia dei mouse ma palesemente si riesce niente adesso. Attenzione signori perché Manuxo utilizza il suo respin sono uno corretto, con il rischio di cadere in una di quelle trappolozze rosse e eccola qui che arriva una trappolozza rossa mica che eccesso. C'è un'offerta qui l'offerta è che avendo visto già 2.05 potresti decidere di accollarti un per due sono ormai un esperto di quella categoria lì quindi addirittura ti vado a dire di sì però avevamo detto che era 1.5 2 non si capisce un cazzo 2 no è proprio esagerata è 1.5 eccolo qui 2. E allora signori Manuxo in 1.5 ci va a cantare a chi mi dice dei blu se ti dicessi ora vai oramai ma se la sa sentire oramai chi mi dice che tornerai non credo oramai indosserai sorrisi allegria ma senza magia non piangerai divertiti perché tu non riesci a perdere mai. Ma chi mi dice che tornerai? Non credo oramai
sto male pensandoti, tu sorridi voltandoti verso lui. Sorriderai. Direi anche basta, ragazzi. Per cui ha fatto tutta, tutta, porco Dio. Oh, chi mi dice? Io però, ma non l'ho sentito bene. Ce l'ha questa voce. Dai, io gli do un 7. Grazie. Prego, di niente. Marzo, tu che gli dai? Allora, però io purtroppo la canzone questa volta la conoscevo, quindi so dove ha fatto degli errori, so dove non ha seguito quelle che erano le intonazioni corrette da mantenere. Sempre, perciò, nonostante comunque però una voce molto difficile da tenere, quella dei Backstreet Blues, Backstreet Blues. E quindi ti do un 6. A scuola pregavo per questo. 7 più per me, è stato una voce angelica. È riuscito secondo me a sciogliere quello che avevamo nel cuore. Bravo Manu. Sì, e quindi ti do un 5. Inizia l'ultimo giro dell'omosessualità nel nostro karaoke. Poi avremo il giro dei cavalli di battaglia. Lo conoscete ormai, ne siete consapevoli. Quindi il giro dove ognuno canterà una canzone che si sente propriamente sua. No, Manuxo sfortunatamente non hanno caricato il karaoke di Massimo Alle Bossetti Fahrenheit. Sei tu il vero boss. Sfortunatamente, lo so, sono triste anche io. Manuxo. Lo inizia Manuxo. Ho suonato, ragazzi, sono stanco. Dai. Che hit! Hai cantato solo canzoni clamorose. Tutte di merda però, perché non le so io queste canzoni. Ma come canzoni. Non la sai? Io mi ascolto Ken Carson, Destroy Lonely, capito? The club is indeed the best place to find a lover, so the bar is where I go. My hands stop, but the bottom of the jukebox, and then we'll start to dance. Lord girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Until my heart is falling too. I'm in love with your body. Wow, 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 wow. Okay. I'm in love with your body. Wow, 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 wow. I'm in love with your body. Ragazzi, vi giuro, è difficilissimo, ma velocissimo. Non è che va velocissimo. Parla come parli tu in italiano, ma non è la sua lingua. Io non parlo così in italiano. Signore e signori, questo era Manuxo con Ed Sheeran. Ci va a dare il voto iniziale Francesco Marzano, che non inizia mai. Per me la performance era degna di nota, considerando la difficoltà della canzone e della lingua, che sicuramente non mastica ai livelli del madrelingua Sheerano Ed. E perciò darò un 7.5. 7.5. Bella. Ma che fa? Ma manda baci alle persone? Ma lo stanno Bravo, tutti acclamando? Ma che fa? Perché, perché mandi dei baci? Diciamo che faccio qualcosa su YouTube. In che senso fai qualcosa su YouTube? Diciamo che ho già una mia piccola community. Mi fa morire che manda i baci così, mi fa troppo morire. Ok, ma perché fai cover? Cosa fai? Sì, io canto. Pesce, dici un po', cosa ne pensi dell'esibizione di Manuxo? È stato molto bravo, devo dire che sono l'unico amico che gli è rimasto, quindi cerco di tenerlo a galla. Per me attualmente lui è nel prime, quindi gli do un bel 7 pieno. È un modo carino per dirmi che sono stupido questo. No. È un modo. E poi si lamenta se le persone gli rispondono, pezzo di merda. Io gli do un 8, grazie. Un 8. Bilibella, quanto dai a Manuxo? Manu, poteva andare molto peggio, si vede che lo fai un po' da un po' di tempo. 7.5. Abbiamo, signore e signori, l'ultimo cavallo del duello, ed è quello di Manuxo, che ha iniziato il karaoke essendo sempre l'ultima persona del giro e lo finisce. Signore e signori, Manuxo sulla cupa base di guai. E che non c'è il... Mi ritrovo nei guai, me ne vengo fuori. E questo luce al neon, le fanno il culo viola. C'è qualcosa nel drink, vuole le mie attenzioni. Portonate i miei bro, e non metto cappelli. Le vuole il gote, mi chiama, non arriviamo al divano. Dico bro, vacci piano, non vedi che è già svenuto. Non facciamo cose a caso e sto costruendo un mondo. Sto calma e con calma so che la pazienza è un'arma e che non è una vera arma. Sta meglio nella tua giacca, pressione addosso. Ve la metto da solo un po'. Ma tu parli un po' troppo per le regole non scritte. Portonate i miei bro e non metto cappelli. Le vuole il gote, mi chiama, non arriviamo al divano. Basta. No, sì, secondo me l'ha killato. Allora, il tempo l'ho preso prima, non c'erano manco i cosi. Ti dico io 9, zio. Mi ha gasato. Mi ha gasato, frate. Sapevo che eri emozionato. Ma non l'hai migliorata, non ci voleva tanto. Rispetto per Tony Boro. Pescio, quanto gli dai tu, quindi? Io 9.5, perché io so quanto è... Ragazzi, questa canzone è difficile in culo, Lascia like e lascia un commento. Se no ti arriva un destro sotto il mento. Come?
Sons e Gaming puoi trovare di tutto, non troverai mai un editor.